tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Siamo arrivati al numero 30, ne ho fatti davvero tanti. Se ve li siete persi, vi lascio giù nell'info box tutta la playlist dei miei video. Iniziamo subito dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di mangiare questi panini dolci con crema pasticcera alla vaniglia, che solo a dirlo mi viene l'acquolina in bocca. Li ho preparati io in casa e ve la mostro anche a voi sul mio blog. Sono dei panini davvero molto molto semplici da realizzare e davvero buonissimi. Potete anche congelarli una volta cotti e scongelarli magari per la colazione. Per pranzo invece ho deciso di preparare degli spaghetti alle vongole, quindi ho preso un po' di vongole e le ho messe nell'acqua in modo tale che si puliscano bene dalla sabbia che è contenuta al loro interno. Dopodiché, nel frattempo che le vongole appunto si puliscono, vado a mettere in una padella un po' di olio d'oliva, uno spicchio d'aglio e il rametto del prezzemolo, non le foglie ma solo il rametto per dare sapore. Dopodiché, quando le vongole saranno ben pulite, le vado a mettere all'interno della pentola e le chiudo con un coperchio, aspettando che si aprano completamente. Una volta aperte ci vado a mettere un po' di vino bianco e faccio appunto cuocere per un paio di minuti. In un'altra pentola vado a mettere l'acqua per la pasta. Nel frattempo vado a togliere tutto il brodo che si è creato e lo passo in un colino. Apro alcune vongole e altre le lascio chiuse per decorare. Prendo una padella dove vado a metterci adesso sempre un po' di olio e di aglio e metto anche un po' di prezzemolo tritato, dove vado poi a metterci il brodo che ho filtrato insieme alle vongole rimaste e ci vado a mettere anche la pasta che si sarà sicuramente cotta nel frattempo e faccio amalgamare il tutto. Io preparo pasta e vongole in questo modo, però se voi avete qualche consiglio da darmi scrivetemelo giù nei commenti. Snack invece, ragazzi, dovete assolutamente provare questa panna cotta allo yogurt, fantastica, velocissima da preparare. Vi ricordo che tutte le dosi sono scritte sul mio blog, vi faccio vedere il procedimento. Basterà mettere all'interno di un po' di acqua fredda dei fogli di gelatina, lasciarli una decina di minuti e nel frattempo mettere su un pentolino dello zucchero e dello yogurt. Qui potete andare a piacere, potete utilizzare lo yogurt alla vaniglia, la banana, i frutti di bosco, quello che più preferite. Io l'ho utilizzato bianco semplice. Dopodiché faccio bollire un po' il tutto fin quando si sarà sciolto lo zucchero e prendo le mie foglie di gelatina, le strizzo bene dall'acqua, mettere all'interno dello yogurt. Ovviamente potete spegnere il fuoco, tanto sarà ben caldo e la gelatina si scioglierà facilmente. Munitevi di formine, in questo caso ho utilizzato delle terrine in ceramica, sarebbe meglio delle formine in silicone, però se utilizzate le terrine mettete un po' di burro sotto e le lasciamo in frigo per un giorno intero. La sera mi sono data la pazza gioia, ragazze, con i fritti, perché ogni tanto ci vuole, lo so fa male, però io avevo una fame, mi sono fatta un bel panino con la cotoletta di pollo e delle patatine fritte cotte nell'olio di arachidi che vengono croccantissime, e questa è stata la mia cena. Mi sono data proprio la pazza gioia, anche perché io, come avete potuto vedere, d'estate mangio solamente il primo, non mangio mai il secondo, quindi magari la sera posso permettermi un po' di più come in questo caso. E niente, questo è tutto, ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale se siete nuove, seguitemi anche su Instagram, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!